Possiamo fare una intro senza urlare. E ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quello che è successo dopo l'annuncio, diciamo, delle nostre nozze imminenti e previdenti, divertenti, fluorescenti, malviventi. Prima di tutto vorrei ringraziare veramente chiunque di voi che ci ha fatto i complimenti, ci ha fatto gli auguri. Ho ricevuto dei commenti stupendi su TikTok, su Instagram. Il nostro video ha girato tantissimo e soprattutto non entro nell'inquadratura. E soprattutto, veramente, ho trovato milioni di difficoltà a trovare un commento negativo, che appunto non me ne dispiaccio, anzi me ne compiaccio parecchio. E voi in questo momento, in quanto possiamo farci un bel video. Vi starete chiedendo probabilmente perché stiamo facendo questo video. Non per dare più importanza ai commenti negativi rispetto a quelli positivi, lungi da me, soprattutto in questo periodo sappiamo tutto quello che sta succedendo un po' sul web. Non voglio dare adito alla parte negativa del web, ma più che altro risponderemo in maniera ironica. E ci sono anche 2 o 3 commenti che onestamente mi hanno fatto ridere, e alcuni anche di chiarimento. Poche critiche. Quindi, come ce ne sono poche, risponderemo in maniera tranquilla, senza, diciamo, dare spazio a ulteriori speculazioni negative, ma ridendoci su. Vi dirò una cosa anche: questi commenti negativi derivano solo ed esclusivamente da dei rosiconi. Ah no, solo da YouTube, perché su Instagram e TikTok non ho trovato nemmeno uno. Probabilmente perché su Instagram e TikTok ci metti la faccia, mentre su YouTube puoi usare un nickname, quindi un po' più i leoni alla tastiera. Però ne ho selezionati esattamente 16. Questo mi ha fatto ridere. Questo non è un commento negativo, perché ha scritto: fanno bene a piangere. Ma forse è inteso, secondo me è inteso proprio in generale per il matrimonio. Fanno bene a piangere, sì, esatto. Nella parte in cui noi piangevamo, diciamo, noi eravamo emozionati. Lui, dico, ha scritto: fanno bene a piangere. Tra l'altro, ottima foto profilo. Fanno bene a piangere per, diciamo, sì, insinuare che il matrimonio è la tomba dell'amore. Esatto. Ma noi, diciamo, facciamo molto bene l'amore. Ti inviterò. Ma sbaglio, l'anello è quello della serie di Giampi, o almeno da quella gioielleria? La cosa renderebbe ancora più bella questa scena. Non so perché la renderebbe perché più bella. Perché però sei stato poco attento, perché io ho spiegato che l'anello non proviene da nessuna gioielleria, ho spiegato nel video, ma anzi l'ho commissionato in tutto e per tutto a un'azienda che, diciamo, certifica diamanti. Quindi questo anello è stato creato ex novo, non è un anello, diciamo, esistente in gioielleria. L'avevo detto nel video. Cazzo! Non è quello che un anello che puoi entrare e puoi trovare così, che possono avere tante persone. Persone. È uno e solo. Come l'anello del Signore degli Anelli. Destroy it! No. Vedi però il pacco, diciamo, della stessa gioielleria, perché mi ero dimenticato di comprare il portanello con LED. Ma non è che volevo fare la cosa tascia per avere il LED. Che cazzo, sapete intente? Ah, quest'occhio sopraffino è nel video l'ha visto. Quindi il giorno prima. Hai a rogna, che cazzo hai? Vabbè, no, Federico. No. Lasciami di accoglimento. Questo matrimonio non si farà mai. Non lo so che sto dicendo. Ho preso solo il portascatola il portanello nella gioielleria. Ok. Vorrei tanto sapere cosa tu abbia scritto sui fogli. Allora, non lo potete sapere, raga. C'è qualcosa che possiamo tenere privato. E che cazzo? Era semplicemente una dichiarazione d'amore. Ma niente, diciamo, di enorme, ragazzi. Perché in quel momento non è che potevo scrivere un papello di roba. Un vero messaggio d'amore potente io l'ho scritto in un'altra occasione. Si è tatuata tutto sulla schiena. Adesso Federica si è vista la maglietta. Ha tipo la Divina Commedia sul dal trapezio al buco del culo. Mamma mia. Cioè, sei diventato Io leggo. Dai, leggila tu, almeno fai un carino, ma da un content creator mi sarei aspettato qualcosa di meglio, punto. Un po' scontata la proposta al concerto, punto. Mi aspettavo un volo tandem col paracadute e una volta a terra la proposta, punto. O affittare un lido con tante candele e un tavolo in riva al mare, perché questo non è scontato. Ah no, alla fine, che serve il punto, non ha messo il punto. Allora, per quanto riguarda il volo in però, cioè, dobbiamo risolverla questa cosa. Se io ho le emorroidi, non è che mi continui a mettere. Dai. Mi aspettavo intanto un volo in paracadute col tandem. Col cazzo. Io già con le montagne russe mi viene il cuore in gola. Pensa il volo in paracadute. In realtà, sempre perché non vedete i cazzo di video, io avevo provato a organizzare qualcos'altro. E che tu non hai visto la parte prima. Avevo provato a organizzare altre robe a Federica. Però, purtroppo, nella Sicilia, che è più o meno rimasta al paleozoico, non erano accettate le telecamere. No, telecamere. No,
Hai rotto il cazzo. Purtroppo mi hanno dato picche in diverse location. Ergo, non sapevo più che cosa fare e mi sembrava una cosa carina sfruttare questa cosa dei Coldplay. Vai. Sei stato doppiamente poco attento perché abbiamo anche detto che poi tutto il resto non sarebbe stata nemmeno chissà che gradita perché esatto. È una cosa un po' chiamata. Ergo. Pensa se avessi organizzato tutto e poi le rimaneva così. A quel punto nel il pugno in faccia era è bello doppio. Una cosa anche un po' più spontanea dove hai la suspense fino alla fine. Meno alla sgamata. Fine siamo andati lì per il concerto, non siamo andati lì per questo, quindi meno sgamata, esatto, in quel modo. Posso dire l'altro modo che mi sarebbe piaciuto tanto, un flash mob tipo le proposte che vedo io. Ma però il flash mob è carino, però è quella difficilissimo, era figo, però è difficilissimo organizzare, raga. Pur di avere like, uno è disposto a mettere tutti i propri affari privati su YouTube. Che mondo di merda, bro. Se qua lo sto usando io, allora rispondo prima io. Meglio, perché poi rispondo io e mi bloccano sul canale. Quindi il video è stato fatto per due motivi. Il primo per, diciamo, un ricordo nostro in primis. Tant'è vero che soprattutto il reel era una roba più veloce, in cui c'è anche l'audio originale. Io me lo sono rivisto tipo una settimana di fila, perché era una cosa che mi piaceva, mi emozionava e mi rendeva felice. Perché metterlo su YouTube? Perché YouTube è il mio lavoro da 14 anni. No, sì, 14 anni. Quindi non ci ho trovato nulla di male nel condividere con i miei fan. Ho condiviso tante storie ronzate coi fan, cioè ho condiviso quando mi sono rotto la gamba, tutti i miei problemi familiari, il cane, il gatto, il pesce spada. Mi sembrava giusto condividere anche questo momento di spensieratezza. Vedi, questo atteggiamento di vedere del marcio in tutto non è proprio un mood positivissimo. Cioè io ti posso rispondere in questo modo: che mondo di merda in cui viviamo, forse per gente come te che scassa la minchia per forza per ogni cosa, fra. Fatti una canna e rilassati. Io non rispondo, vero? Ho paura che... No, io voglio dire una cosa semplice. Sì, sì, ok. Che in realtà la cosa bellissima anche della condivisione è che per queste cose belle, ovviamente, sei improvvisamente e dal nulla accerchiato da un calore incredibile. Ed è la cosa più bella della condivisione. È lo stesso motivo per il quale se ti sposi poi lo racconti ai tuoi amici, ai tuoi parenti, perché sei contento che gli altri siano contenti per te. Quindi è un po' la stessa cosa, solo che è molto più in grande, perché ci sono tante persone che lo seguono e quindi è molto più bello ricevere questo enorme abbraccio da tantissime persone. Quindi in realtà è finito. Difatti sei l'unico che ha rotto il cazzo. Che c'è di un momento in una proposta? Che lei si aspettava a tal punto da scegliersi l'anello e qua è quasi la location. Non capisco dove sia la sorpresa. Io a volte non mi capisco, non ha senso. No bro, tu non capisci un cazzo. Perché l'anello non l'ha scelto lei. Quindi già sei totalmente fatto. La location non l'ha scelto lei. Quindi non hai capito un cazzo del video. Vabbè, questo è un po' è basta. È solo un po' di sì, no, è un fattone. Ciao Giorgio. Ah. Per caso Martina è impegnata, potrei venire al matrimonio per conoscerla. Aspetta un attimo. Marti! Allora, ci dice: ciao Giorgio, questa è la mano di Martina. Per caso Martina è impegnata, potrei venire al matrimonio per conoscerla? Cosa diciamo, ti vogliamo scambiare i numeri? No. Mi dispiace, ci ho provato. Adesso però puoi andare, dai, grazie. Dai Martina, dai. Nel 2023 c'è gente che crede ancora nel matrimonio. Lui, vabbè, ma questo è un po' disilluso, lui ha vissuto cose brutte. Sì, fra. Posso dire, l'ho scelto perché questo era un po' criptico. Buona continuazione di vita. Io direi, ciao user. Posso dire, buona continuazione di vita. È bello. Grazie, cioè nel senso, è neutro. Buona continuazione di vita, grazie bro, anche a te. Un po' cringe a... Ok. No, fra, però se vuoi sì. Murri che si sposa perché ha finito l'idea per i video. Maggiore, tipo stonks. No, ce l'ho scoperto. Stacca. Stacca. Mi ero preparato una risposta divertentissima per questo, ma sono... Cioè, fuck. Eh? Lucrate anche su una proposta di matrimonio. Dammi soldi. Io credo che per questo, per un qualsiasi matrimonio, si spendano decine di migliaia di euro. Devo mettere il video senza pubblicità, secondo te? Non mi conosci, no, fra. Però metto le pubblicità ovvio, da prima che tu nascessi. Ovvio, però aspetta, continuo io perché tu e già poi... di merda. E poi, raga, questo è un lavoro un po'... non è convenzionale come un qualunque altro lavoro. È un lavoro che è un po' lavoro e un po' vita, nel senso che non si capisce qual è la fine del lavoro e l'inizio della vita e viceversa. Siccome sono cose che molto spesso si... intersecano, se mi permetti. Si intersecano. Alcune volte facciamo vedere cose che sono prettamente lavorative, altre volte facciamo vedere cose che fanno parte della nostra vita. Troverete sempre questo mix di argomenti nei nostri canali e quindi ci sta che nel momento in cui mettiamo una cosa nostra privata gli mettiamo la pubblicità. Ma tutta sta ricerca del lusso va anche meno grizz.
Che senso? Cioè, non gli è piaciuto il fatto che eravamo a Los Angeles con i corpi e dell'anello. Tutto questo mix dell'anello. Ma se vuoi, la prossima volta gliela faccio con gli anelli di pizza, le patatine gusto pizza. Cazzo, sto fare? Gli cagavo sulla mano. Cioè, lo devo comprare un anello. Ecco dove sta la macchina. Ah, lui allude al fatto che io mi sia venduto la macchina per comprare l'anello. Figa. Mi ha scoperto. Grande, era un po' che mi stancavi. Beh, ottimo incipit. Ma non perché non sei bravo, meno male. Ma perché stavi un po' diventando, un po', di nuovo, privi di contenuti. Grazie. Ma non tanto di esperienza. Ah, ok, meno male. O di vita. Ma bensì di umanità. O di cuore. Bravo, ti sei riscattato. Auguri, coppa. Grazie, prosciutto. Non dimenticate mai che siete carne e ossa. Minchia, cioè, poi vogliamo aggiungere cenere eravamo e cenere ritorneremo. Ma io non ho capito comunque proprio il senso di tutto il messaggio. Perché stavo peccando di umanità? Cosa c'è di poco umano nei miei contenuti? Mi hai oggettivamente stunnato. Ma se posso dire, sono contento che mi sono riscattato. Vediamo quanto dura. Se tra un po' pecco di nuovo di umanità, dimmelo che la metto incinta. Solo io sono dell'idea che mentre piangono guardando l'anello pensano finalmente l'ho fregato sto coglione. Detto ciò, auguri ragazzi. Figa, quindi lo autopenso. Esatto, pensano. Mi sono autofregato. Pensano finalmente. No, mentre piangono, secondo me dice le donne. Pensano. La maxi categoria. La maxi categoria delle vagino munite. Allora, posso dire? Nel senso che, secondo me, sai perché penso questo? Perché è stato lui, vero io, per qualcuna. Ci è rimasto stunnato anche lui. Oppure? Ci sarà sicuramente qualcuna che penserà a questa. Tipo quelle che si sposano i vecchi di 80 anni e ne hanno 18. Sicuramente penseranno una cosa del genere. Ma io ti inviterei a riflettere chi tra i due è rimasto da questa proposta. Fate attenzione. Finiamo con... Questa è forse l'unica vera tra le tutte le critiche che non esistevano praticamente. Ormai le proposte di matrimonio le si fanno. Ehi, tanto Petrarca, stai calmo che ti arriva uno schiaffo, un mal rovescio. Perché vanno di moda sui social. Mica perché si vuole veramente sposarsi. Lei si vuole veramente sposarsi. Ti dirò, frate, mo, ti dirò. Io stavo anche benissimo così. Cioè, se io volevo fare due like, potevo fare qualcos'altro di meno oneroso. Torniamo sempre lì. Cioè, non voglio parlare sempre di denaro. Però, siccome siete, diciamo, un po' dei bruchi, come diceva Ruggero De Ceglie, se io avessi voluto fare dei like, avrei fatto un investimento un po' diverso. Cioè, non vado a spendere decine di migliaia di euro per fare un reel, un video su YouTube, forse tra un po'. Ci sta che molti siano disillusi sul matrimonio. Anche noi non abbiamo chissà che esperienze positive delle persone che ci stanno attorno, ma nonostante ciò noi ci crediamo che sia semplicemente una grande festa, ragazzi. Non cambierà nulla, ragazzi. Questi erano tutti i commenti negativi. Onestamente potevate fare il meglio, però voglio concludere con un messaggio positivo per incitare la gente all'esprimere positività, a vivere, diciamo, in maniera non sempre negativa, ma vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo dice uno che sta cercando di cambiare la propria prospettiva di vita, nel senso che sono uno che si lamenta sempre, che mi abbatto sempre facilmente, ma grazie anche a Federica, soprattutto a Federica, sto capendo che uno nella vita deve anche non cercare sempre la malignità in tutto, non cercare sempre il comportamento subdolo altrui, ma anche essere contenti per gli altri. E anche un po' empatici, che ultimamente questa cosa... Manca un po' di empatia, posso dire, soprattutto con gli ultimi avvenimenti che sono successi sul web, sui quali non mi esprimerò. Detto questo, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per tutti gli auguri, per tutto il sostegno, per tutti i commenti. Vi vogliamo veramente bene, non ci aspettavamo tutto questo supporto. Grazie a tutti per gli auguri e speriamo presto di darvi notizie. Vi aggiorneremo magari più là. Ancora comunque volevo dirvi, ragazzi, alla fine ci sto anche perché noi ormai abbiamo la nostra età e ve lo voglio dimostrare facendovi sentire il rumore del mio ginocchio. Stiamo morendo. Quindi era il momento. Come dare torto al ragazzo che si lamentava dei miei contenuti. Al prossimo video.